Una pandemia nella pandemia, più silenziosa, invisibile, nascosta tra quelle mura di casa diventate ancora più pericolose della minaccia del virus. Mentre il mondo esplodeva, la violenza sulle donne è aumentata senza clamore, ma in modo considerevole durante il primo lockdown, proprio all'interno dei confini domestici che hanno funzionato come protezione per tanti altri, diventati invece per molte persone una costrizione che ha finito per esacerbare i comportamenti violenti dei loro partner. Tra gli ultimi episodi vi è la storia di una moglie che veniva perseguitata dal marito, dal quale voleva separarsi da tempo. Per diversi mesi, durante l'estate del 2020, aveva perpetrato minacce e molestie nei confronti della moglie. Le registrava le conversazioni, la seguiva, la controllava anche con apparecchi elettronici, faceva pressioni sugli amici di lei perché la convincessero a non separarsi e tentava anche approcci fisici, sempre respinti, fino a raggiungerla in Calabria durante le vacanze estive per minacciarla di morte se non fosse tornata con lui. Esasperata, a settembre 2020 la donna aveva presentato una denuncia ai carabinieri di Pero in provincia di Milano, che hanno avviato le indagini raccogliendo tutti gli elementi di prova a carico del marito e i riscontri che confermavano il racconto della vittima. Appurato il pesante clima di persecuzione e di ingerenza nella vita della donna, a cui la vita quotidiana era stata resa impossibile, il GIP di Milano ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per l'uomo, un italiano di 40 anni. Il provvedimento è stato eseguito nella serata del 21 gennaio dai carabinieri, che hanno rintracciato il quarantenne e lo hanno arrestato. Resterà ai domiciliari nella sua abitazione in attesa del processo.